Che al di là del gol, io penso che oggi secondo me non abbiamo fatto una brutta partita, anche perché il Taranto comunque ha fatto due tiri in porta e ha fatto due gol. Cioè non vedo sta brutta partita comunque che ha potuto fare l'Avellino. Alla fine penso che in mezzo al campo mi sono reso conto, e penso anche da fuori, che comunque abbiamo avuto sempre noi il pallino del gioco. Loro prendevano sta palla, ogni volta era una guerra sulla seconda palla, quindi non ho avuto Può essere l'impressione anche vero, Antonio, al. però il dato di fatto è che abbiamo tirato 2 o 3 volte in porta, forse neanche, è comunque una sorta di sensazione di impotenza lì davanti, o comunque di farraginosità del gioco. Vabbè, non, ripeto, non ho avuto questa impressione, però beh, ci sta, è un pensiero che accettiamo tranquillamente. Noi, io penso che comunque venire qui a Taranto su un campo del genere. Penso che non sia facile per nessuno venire qui e vincere la partita 2-3-0 perché conosciamo l'ambiente, nonostante le nostre assenze comunque un po' ci sono pesate, quindi ripeto, prendiamo sto punto, ce lo portiamo a casa e muoviamo un pochino la classifica. Beh, sicuramente sappiamo tutti che comunque giocare ad Avellino è una maglia importante e sicuramente la gente si aspetta qualcosa di importante soprattutto da noi. Adesso comunque mancano 4 partite, Sì. giusto? Mancano 4 partite. Partiremo già dalla partita comunque della Juve Stabia. Sappiamo che comunque non possiamo sbagliare, non possiamo sbagliare più una partita perché ormai le partite ne sono rimaste 4, quindi non possiamo più sbagliare. Ripeto, dalla prossima partita cercheremo di fare il massimo e portare a casa i punti, ma a livello penso che di gamba, mentalmente, noi stiamo bene. Comunque, ripeto, non, sappiamo che Avellino è una piazza così, che ha voglia di ambire in grande, ha voglia di vedere comunque la gente che lotta. Noi ce la metteremo tutta per cercare di non deludere la gente e soprattutto noi stessi. È Ecco, rispetto a queste ultime 4 partite, a quello ormai che ne abbiamo parlato anche dello spogliatoio tutti noi. Noi l'importante adesso è entrare soprattutto nei playoff e piazzarci in modo migliore nella classifica. Una volta che siamo nei playoff ci andiamo a giocare partita dopo partita e vediamo dove riusciamo ad arrivare. Noi comunque siamo dell'obiettivo che una volta che entriamo nei playoff vogliamo arrivare lassù. Quindi penso che non ci sia altro vabbè, obiettivo. Sicuramente quando giochi con squadre come Catanzaro, Pescara, Crotone, che comunque sono in testa alla classifica, penso che gli stimoli sono diversi. Penso che giocare una partita col Crotone è più bello sicuramente di giocare una partita con la Gelbison. però col Crotone ci giochiamo una Purtroppo. volta, col Germinal di Termese, lì se perdi punti poi li Sì, paghi, eh. ci mancherebbe. Una cosa che non saprei spiegarvi, cioè alla fine noi entriamo comunque per vincere la partita, poi non possiamo sapere il futuro di come andrà a finire la partita, noi ci mettiamo sempre il massimo comunque per arrivare a prenderci i punti e portarci tutti a casa.